quanto a Zanin Giovanni, ravvisata quanto all'ipotesi di aggiotaggio, un unico reato per ciascuna annualità di riferimento. 3 anni e 11 mesi per l'ex presidente della Popolare di Vicenza, Gianni Zanin. La Corte d'Appello di Venezia accorda al banchiere uno sconto di pena rispetto al primo grado. In primo grado aveva avuto 6 anni e 6 mesi. Sentenza letta alle 21 di sera nell'aula bunker a Mestre dal presidente Francesco Giuliano dopo una camera di consiglio durata 10 ore. Stessa condanna, 3 anni e 11 mesi per l'ex dirigente Andrea Piazzetta, così come per l'ex consigliere Massimiliano Pellegrini, assolto in primo grado. 3 anni e 4 mesi per l'altro ex DG Paolo Marin, 2 anni e 7 mesi per Emanuele Giustini, imputato chiave del processo. Confermata solo l'assoluzione per l'ex consigliere di amministrazione Giuseppe Zigliotto con il rigetto dell'appello proposto dalla Procura di Vicenza. È dura commentare, nel senso che comunque dal punto di vista personale ero sereno, perché credo di aver fatto la cosa corretta per tutte le persone che poi hanno subito il tracollo della banca, e quindi per me era sufficiente quello. Poi, come dicevo prima, il resto è stata una conseguenza, insomma. Quindi è dura da commentare? È durissima da commentare, sono anche stanco perché insomma è stata un'attesa molto, molto lunga, molto impegnativa, e insomma alla fine, ecco, il commento è questo, è il commento di avere comunque la coscienza a posto rispetto a quello che ho dichiarato in udienza. Una sentenza in cui confidavamo, perché eravamo convinti dell'innocenza del nostro assistito fin dall'inizio, però appunto era stata appellata la sentenza e adesso è stata confermata in secondo grado dopo 7 anni e mezzo, quindi, di calvario giudiziario. È stata confermata la sua estraneità ai fatti. La sentenza ha revocato inoltre la confisca per equivalente disposta nei confronti degli imputati per l'importo di 963 milioni di euro. Si chiude così, dopo più di 20 udienze, il processo d'appello per il default dell'Istituto Vicentino, appello che riforma la sentenza di primo grado del Tribunale di Vicenza, quasi dimezzando le pene per tutti gli imputati. Lapidario il commento della PM Paola Cameran. Le sentenze non si commentano. Tutto quello che avevamo da dire abbiamo avuto ampio spazio per dirlo, tutti. La Corte è stata assolutamente generosa nel dare spazio a tutte le parti per esprimersi, per esercitare il loro ruolo nel modo migliore che hanno ritenuto possibile. Adesso le sentenze si ascoltano.